Colinte Legend, se hai dubbi, spingi. È il re che ha portato la Gran Bretagna rallistica sul tetto del mondo, è il mito che ha appassionato tutte le generazioni, è la leggenda, è Colin McRae. Un pilota, un artista capace di mixare alla perfezione istinto e coraggio al volante, con un solo obiettivo, la vittoria. Colin McRae appare sulla scena del rally mondiale quando, a farla da padrone, sono i team e le vetture, non più il pilota, passato quasi in secondo piano a causa delle tante variabili in gioco, ma Colin sembra sovvertire tutto ciò, poiché con lui è il pilota che conta, non più il mezzo meccanico. McRae è particolare, forse non è il più forte di tutti i tempi, ma il fuoco che brucia dentro, è capace di spingere la vettura oltre ogni limite, incurante del pericolo, capace di stupire chiunque, anche con uno stile che spesso non si rivela efficace, ma è lo stile che lo porterà dritto nella leggenda. Colin McRae nasce a Lanark, il 5 agosto del 1968. Figlio di un pilota di rally britannico, lo scozzese inizia a farsi le ossa nei campionati locali, dove mostra già la sua irruenza, tra navigatori cambiati in sequenza e vetture piegate spesso e volentieri. Dopo qualche anno passato a lottare nei campionati locali, con qualche fugace esperienza nel WRC, McRae viene ingaggiato dalla Prodrive, per correre nel campionato britannico, a partire dal 1991. Colin trionfa da subito, anche se in molte occasioni US ha le maniere forti, con la neonata Legacy, mentre più facile è il 1992, dove trionfa in 6 gare su 6. David Richards sa che è il momento giusto per far esordire Colin nel WRC e la prima occasione arriva in Svezia, al secondo rally dell'anno, dove Colin sorprende tutti chiudendo al 2° posto assoluto. Il vero numero, però, McRae lo fa al Mille Laghi, in Finlandia, dove chiude 8° a causa di 4 incidenti che gli precludono la possibilità di lottare per una vittoria che sembra sua. Alla fine, nonostante i soli 5 rally, è 8° con 34 punti. Nel 93, però, McRae deve passare ai fatti e l'inizio promette bene, con il 3° posto in Svezia, ma nelle successive 4 prove conquista solo 2 piazzamenti e 2 incidenti. Le critiche piovono, ma Colin si carica in Nuova Zelanda ecco il primo colpo. Dopo il primo giorno, chiuso al 5° posto, McRae fa un capolavoro nel Day 2 e balza in testa, davanti a tutti. Un problema con la pressione dell'olio lo rallenta, ma ripresosi, McRae vola in gaggia uno splendido duello con i francesi delle Cure Aureo, che all'arrivo devono piegarsi al talento scozzese, che regala alla Legacy il primo successo mondiale. La stagione si chiude con 50 punti e un 5° posto finale. Per il 94 Subaru partorisce la Subaru Impreza, una creatura che McRae lancerà nella leggenda. Il mondiale, però, non inizia alla grande per lo scozzese, che parte con un 10° posto al Monte Carlo, a cui seguono 4 ritiri, che lo portano in Nuova Zelanda con un solo punto iridato. McRae torna fenomeno e vola, trionfando con ampio margine sul campione in carica Juachim Kunnan, distaccato di 3 dallo scozzese. Colin chiude 5° al Sanremo, ma è al RAC che McRae esalta tutti. Nella gara di casa McRae decolla, ma ad un certo punto sembra dover lasciare la vittoria al compagno Sainz, in lotta con Aureol per il mondiale. Sainz, però, cede alla tensione e va out, lasciando via libera ad Aureol.
Allora, Colin continua nella sua cavalcata e a Chester il pubblico è pronto a festeggiare. Alla fine, è 4 grado con 49 punti, ma è pronto a lottare per il mondiale. La stagione 1995 sembra essere giusta per puntare al titolo, ma dopo due ritiri e un solo podio, Colin sembra già tagliato fuori e invece. Invece, trionfa, ancora una volta, in Nuova Zelanda, sale sul podio in Australia e in Spagna, dove il team lo obbliga a cedere la vittoria a Sainz, e si presenta al rally di casa in testa al mondiale, a pari punti con il compagno Sainz. In casa, Mcray è imbattibile, spinge e Sainz sembra accettare la sfida, ma mentre l'asso spagnolo è al limite, Colin ancora non ha premuto a tavoletta sull'acceleratore. Alla fine Sainz cede e Colin trionfa, l'iride è suo. La Gran Bretagna è sul tetto del mondo, Colin Mcray è già il mito di tutti gli appassionati. In più, Mcray diventa anche il più giovane campione del mondo di sempre, a 27 anni. La stagione 1996 è pronta per essere la stagione della conferma, ma sulla sua strada, Mcray trova un nuovo avversario, Tommy Mäkinen. Il finlandese vola con la nuova Lancer Evo, mentre Colin soffre e solo in Grecia trova il primo successo della stagione, al termine di un duello epico. La caparbietà di Colin, la sua abilità e i suoi azzardi, però, non pagano e lo scozzese si deve accontentare di 3 vittorie e un 2 grado posto iridato, alle spalle di Mäkinen. La stagione successiva è una stagione tutta nuova e Mcray vuole rifarsi, ma come al solito l'inizio è al rallentatore. Dopo un ritiro ed un 4 grado posto, Mcray domina il safari, dove sbaraglia la concorrenza, lasciando Burns, suo connazionale, a 6. Mäkinen risponde con 2 successi in Portogallo e Spagna, dove Colin conquista solo un altro 4 grado posto, prima di tornare al successo in Francia, a cui seguono un 2 grado posto in Argentina e 4 ritiri di seguito, mentre Mäkinen colleziona ben 3 vittorie. Sembra tutto chiuso, ma Mcray tira fuori il proverbiale coniglio dal cilindro e fa il miracolo. Vince al Sanremo e in Australia, portandosi a 10 punti dalla vetta, con il solo Rack alla fine. Le speranze sono minime, ma Colin non molla e spinge dallo start del rally di casa, mentre Mäkinen sente la pressione e rischia più volte di finire out. Alla fine, però, mentre Colin trionfa con 3 su Kankkunen, Mäkinen rimonta e si salva, carpendo un decisivo punto iridato, con il 6 grado posto. 63 a 62, questo è il crudele risultato della stagione 1997. Il 98, però, è un nuovo anno di transizione, ma Colin lotta e morde. Nemmeno una sospensione distrutta lo ferma, come succede in Argentina a metà mondiale. Durante una speciale, mentre è in testa, Mcray piega la sospensione, ma arriva al traguardo lo stesso. Durante il trasferimento, però, la ruota cede e Mcray deve fare tutto da solo, lo scozzese e il suo navigatore diventano meccanici e con un po' di forza bruta mettono a posto la sospensione e chiudono il rally d'Argentina al 5 grado posto. A fine stagione, le vittorie saranno solo 3 e lo scozzese chiuderà solo 3 grado. A metà stagione, però, Mcray firma con la Ford di Malcolm Bisson, che gli mette a disposizione la nuova Ford Focus. Mentre Mäkinen trionfa, si apre la nuova sfida tra Colin Mcray e l'inglese Richard Burns, salito sulla Impreza di Colin. Nel 99 Mcray sa di dover stringere i denti, ma che tempo per la vittoria al Safari Rally e in Portogallo,
mentre per il resto della stagione, Portogallo escluso, Nkrae è sempre costretto al ritiro, a causa dell'acerba focus. Nella sfortuna, all'inizio del nuovo millennio, Colin Nkrae diventa una star, capace di entrare nelle case di tutti, tramite un videogioco, Colin Nkrae Rally. Idea di David Richards, che decide di lanciare sul mercato un gioco di rally, così da sopperire ad una lacuna del mondo virtuale. Per Colin il successo è enorme, anche chi non segue i rally inizia ad amarlo e nemmeno l'anno orribile con la Fiesta 99 lo rattrista. La stagione 2000, però, è diversa, deve essere diversa, perché non si può perdere una nuova stagione dietro l'acerbo progetto Focus. L'inizio è, come sempre, un disastro, eccezion fatta per la Svezia, dove chiude 3 grado. In Catalunya, Nkrae firma il suo capolavoro, beffando Burns sul filo dei secondi. Dopo il successo in Grecia, arrivano 3 piazze d'onore per Colin, alle spalle dell'emergente Marcus Groenholm, su una Peugeot 206 velocissima. Colin vive un rally di paura in Corsica, quando capotta e finisce con la sua Focus in un fosso. Lo scozzese perde conoscenza e a lungo resta bloccato nella vettura, ma alla fine se la cava e dopo un intervento per ridurre le varie fratture, Nkrae è già in macchina. Torna in strada, infatti, al rally successivo, il Sanremo. In Italia, Colin è solo 6 grado, ma è eroico. Chiude la stagione al 4 grado posto con 43 punti, dietro al compagno Sainz e al rivale Burns, ma soprattutto dietro al finlandese Groenholm, campione del mondo. Il 2001 potrebbe essere l'anno della riscossa, ma le prime 4 gare non sono per niente esaltanti con 3 ritiri tra Monaco, Portogallo e Spagna e un 9° posto in Svezia, che sembra mettere la parola fine sulle speranze iridate. Invece, Nkrae conquista 3 vittorie di fila Argentina, Cipro e Grecia, che, unite al 3° posto in Finlandia, il 2° in Nuova Zelanda e il 6° in Australia, lo rilanciano. Si arriva al RAC con 4 piloti in 8 punti, con Colin in testa, seguito da McKinnon, Burns e Sainz. Dopo 2 prove, McKinnon va fuori, seguito da Nkrae poco dopo. Burns controlla Sainz e conquista il 3° posto, grazie al quale trionfa, il titolo è suo. Nkrae è 2° a 2 punti, mentre McKinnon, 3° è a 3 punti da Burns. Il 2002, anno del secondo successo di Groenholm con la 206 WRC, è avaro per Colin, che riesce a trionfare nel suo Safari Rally in Grecia, mentre nel resto della stagione sale sul podio solo in Argentina. I restanti piazzamenti gli valgono un 4° posto iridato, con soli 38 punti. Anno nuovo, sfida nuova per Nkrae, che passa in Citroën, sulla nuova Xara. La stagione sembra promettere bene, dopo un podio al Monte Carlo, ma Colin non sale più sul podio, chiudendo la stagione al 7° posto, con 45 punti. Per Colin, sembra giunto il momento di dire basta con i rally e infatti, a fine 2003, lo scozzese annuncia il suo ritiro. Il richiamo delle corse, però, sarà troppo forte e Colin tornerà nel 2005, con la Skoda. Con il team ceco, però, le soddisfazioni saranno zero, dato che il britannico raccoglierà soltanto un 7° posto, in Gran Bretagna. In Australia, poi, nell'ultima gara del mondiale, il colpo di scena, Colin lotta, è sul podio del rally, ma i meccanici Skoda combinano il pasticcio.
smontano la frizione, ma sbagliano tutto e Colin è costretto al ritiro. In quel momento, si capisce che quella è l'ultima gara della leggenda Mcrae. Mcrae prova due volte la Dakar, prima nel 2004, dove vince diverse tappe ma arriva indietro per qualche problema e insabbiamento, poi nel 2005, dove è in testa tra le auto, ma capotta ed è costretto al ritiro. Colin Mcrae passerà a miglior vita il 15 settembre 2007, dopo essere precipitato con il suo elicottero in seguito alla collisione con alcuni alberi. Il palmares parla di 25 vittorie e di un solo titolo, ma le emozioni che Mcrae ha fatto provare in 15 anni di carriera, hanno molto più valore, i Fin Dud, Flat Out.